Attenzione gente, che il sistema cashback tanto annunciato funziona sì, però non tutte le transazioni funzionano. Io ho tenuto conto di ogni scontrino, di ogni azione, ho evitato anche di fare la spesa col sistema wifi, cioè senza digitare il conto, il codice, il PIN, ma solo con questo, evitando di fare con questo sistema qua, ma solamente digitando sempre il PIN, perché ho notato che anche lì non funzionava, e alcune operazioni degli stessi negozi che hanno registrato la spesa fatta, non sono andate a buon fine. Eppure il negozio era lo stesso, la carta era la stessa, la spesa veniva fatta, però, tenute conto, non sono state accreditate. Quindi ho perso alcune spese. Quindi non funziona il sistema IO. Oppure il sistema cashback che tanto reclamano. Infatti, contando tutte le spese, tutti gli scontrini fatti, si vede, vedo, io ho notato, ho reso nota, ho tutti gli scontrini, alcune mancano, sono piccoli importi perché i soldi non li ho spesi tanti, perché non ho soldi, però quei 3, 4, 5 euro potevano venire accreditati, invece no, il giorno 10 gennaio hanno smesso di fare il calcolo e quello che è del 31 fino al 31 dicembre. Guardate qui. Ecco qui. L'importo è piccolo, però le operazioni sono queste. Vedete? Risultano negli stessi giorni che ho fatto la spesa, ci sono delle transazioni che mancano, come qua ad esempio, il 28 dicembre avevo fatto più di una transazione e una sola è risultata valida, 2 euro, mancano altre. Qua c'è scritto complimenti! Hai diritto a questo importo entro marzo, verrà rimborsato. Però invece di avere 16 operazioni, io ne avevo fatto di più. Quindi il sistema cashback, tanto reclamato, ci lecca. Sono piccole ingiustizie, non vuol dire niente perché sono pochi soldi, però inutile. Chi ha fatto il sistema poteva fare meglio e se no fare a meno di farlo. E dopo parlano anche di dei scontrini. Della lotteria degli scontrini e tutti i figli di queste sciocchezze che dicono. Quindi lo Stato è un magna magna. Buona giornata.